Benvenuti a tutti. Io normalmente sono breve nelle mie presentazioni, oggi lo sarò ancora di più perché non c'è assolutamente bisogno di presentare la Presidente Boldrini, che ci ha fatto l'onore di farci visita alla scuola, e soprattutto perché voglio lasciare tutto lo spazio possibile al suo intervento e poi le domande che seguiranno. Voglio soltanto dire che, a parte, ripeto, è un onore che sia venuta qui, a parte per la sua carica istituzionale ovviamente, ma vorrei ricordare l'ovvio, ma che prima di questa carica istituzionale la Presidente Boldrini ha ricoperto il ruolo di Alto Commissario per l'Immigrazione dell'ONU. Non so se la terminologia esatta... Portavoce, chiedo scusa, ma diciamo la cosa, indipendentemente dall'imprecisione di cui mi scuso ovviamente, dimostra la sensibilità che il Presidente Boldrini ha sempre avuto verso questi temi. Oggi ci parlerà in particolare dell'integrazione europea, ma anche con riferimento, mi permetto di dire, all'integrazione dei diversi, a temi dell'immigrazione e quant'altro, che sono temi estremamente importanti in questa, in riferimento a questo. Noi nel nostro piccolo, come scuola, stiamo cercando di muoverci in questa direzione, stiamo cercando di avere una serie di iniziative per far vedere soprattutto ai ragazzi, ma a tutti noi, che il confronto col diverso, l'integrazione del diverso e l'educazione alla complessità e alla diversità sono dei temi fondamentali nella società contemporanea, soprattutto rispetto a delle derive pericolose in altre direzioni. In questo quadro, come dicevo prima, sono particolarmente contento di avere con noi la Presidente Boldrini, a cui do senz'altro la parola, ringraziandola ancora di essere venuta. Buongiorno a tutte e a tutti. Mi scuso per il timbro della voce che purtroppo è rauco, però non ci posso fare granché. Saluto e ringrazio il professor Vincenzo Barone, direttore di questa scuola prestigiosa. Saluto il sindaco, saluto i deputati presenti, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il corpo docente, i ragazzi e le ragazze che oggi sono qui insieme a noi. Sono contenta, molto contenta, direttore, di essere qui a parlare di un tema che riguarda tutti, il tema dell'Europa, la nostra casa comune. E lo facciamo in una istituzione, la Normale, che è stata un po' un avamposto dell'integrazione europea, se posso dire così, perché i normalisti hanno fatto progetti di scambio, no, nel passato, quindi sono un po' degli antesignani dell'Erasmus e continuano tutt'oggi a essere presenti e a rappresentare al meglio la ricerca italiana, e di questo mi congratulo. La ringrazio e ringrazio tutti voi per lo sforzo che fate a capire, a non adottare le ricette facili, e proprio perché facili, fasulle. Proprio perché facili da rimandare al mittente. Ecco, e allora è qui che dobbiamo fare un'analisi approfondita, perché qui non si accettano scorciatoie, qui non si cerca la via che dà un pugno allo stomaco e dunque piace, ma quella dei contenuti e quella delle analisi. Qui si fa analisi dei fenomeni. E allora cerchiamo di farlo insieme. L'Europa oggi, non dobbiamo negarcelo, vive la fase più critica della sua vita, dei suoi ultimi 60 anni. Credo che non ci sia mai stato un momento più difficile di questo. È anche vero, come ci ricordava spesso Altiero Spinelli, che la storia europea è caratterizzata dallo stop and go, e che la forza di un progetto non sta nella velocità. Guardate, questo è sempre vero. Non sta nella velocità con la quale si realizza, ma nella capacità di rialzarsi dopo una sconfitta. E sicuramente il progetto europeo ha avuto
come dire, successi ma anche sconfitte. Oggi si parla di Europa quasi sempre con una narrazione negativa. È vero, l'Europa è sulle prime pagine, ma come è sulle prime pagine? Con una narrazione sempre uguale a se stessa e sempre tutta al negativo. Al negativo. I benefici di questa casa comune vengono pressoché ignorati, non se ne deve parlare. Oppure vengono dati per scontati. E vabbè, è normale che sia così, è normale che sia così, non è vero. C'è stato un tempo non troppo lontano, in cui non era così. E per arrivare a questo ci sono stati decenni di lavoro, lavoro fatto dietro le quinte, lavoro fatto di duri negoziati e compromessi, quando alla parola compromesso io do un'accezione assolutamente positiva. Ecco, ma quei benefici oggi stentano ad apparire. E allora questa sfiducia, questo disagio, caro direttore, che cosa fanno? Alimentano i movimenti populisti, nazionalisti, xenofobi, che poi, diciamo, sono tutta la stessa cosa. Li alimentano e li fanno diventare, a mio avviso, egemonia sottoculturale, se mi permettete in questa sede una tale definizione. Ecco, allora, in questa situazione ci sono stati che si prendono la libertà di dire che non mettono in atto, si rifiutano di dare esecuzioni a decisioni giuridicamente vincolanti, come è stato nel caso della relocation. Alcuni paesi, nonostante la decisione presa dagli stati membri, si sono rifiutati di dare seguito e di metterla in atto. C'è anche chi ci ha fatto un referendum. La libera circolazione, che è una delle conquiste più straordinarie di questi decenni, oggi non è più di per sé un valore. La libera circolazione all'interno dell'Unione Europea è stata rimessa in discussione. Ci si chiude nei propri confini nazionali perché si crede che così si è più sicuri, di nuovo sbagliando l'analisi. Ecco, e ci troviamo di fronte a questa realtà triste, che per la prima volta uno Stato membro si appresta a recedere dall'Unione. Non era mai successo prima, e questo sicuramente sarà uno spartiacque. E allora, cari ragazzi e care ragazze, come dobbiamo fare per evitare la disintegrazione? Come dobbiamo fare per evitare di essere completamente ininfluenti sulla sfera globale, di non contare più niente? Questi sono i problemi che noi dobbiamo affrontare, cioè noi dobbiamo capire come evitare che tutto ciò possa avvenire. Allora, per fare questo, come in ogni processo serio, bisogna analizzare le cause. Le cause, perché se non si prende atto delle cause, tutto quello che segue non è veritiero e non porta lontano. Come siamo arrivati a questo? Io la lettura che do e che sottopongo a voi, e che magari voi non necessariamente condividerete, è che siamo arrivati a questo perché la disoccupazione è aumentata in gran parte dei paesi europei, non in tutti, ma in molti. La povertà è aumentata anche la diseguaglianza. Nella ricca Europa, il continente più ricco del paese, in questi anni ha assistito a un impoverimento che ha allargato la forbice della diseguaglianza. Quando mai l'ascensore sociale non funzionava? Quando mai poteva essere che un giovane che nasceva da una famiglia, diciamo, una famiglia senza grandi possibilità economiche, non poteva studiare, andare avanti, laurearsi, avere una carriera? Adesso rischia di essere così. Chi non ha mezzi rischia di essere incagliato. Questa non è una democrazia forte. Quando ciò accade, la democrazia non sta bene.
Ecco, e allora, fino a che noi non riusciremo a trovare la strada che ci porta fuori da questa crisi economica, non riusciremo neanche a vincere le paure dei nostri cittadini, che sono assolutamente legate. Le paure sono legate al fatto che la classe media per la prima volta non può dare ai propri figli le stesse condizioni di vita, perché i figli staranno peggio. Questa insicurezza genera paura, paura, e la paura genera la necessità di avere un capro espiatorio. Bisogna prendersela con qualcuno. È più facile prendersela con chi è solo e non ha chi lo difende, che rispetto a grandi sistemi che invece hanno alle spalle grandi interessi. Ecco, allora i nostri cittadini saranno più disposti ad ascoltare chi vuole distruggere l'Europa, fino a che noi non si riesca a dare risposta a questi problemi. Sono più attraenti coloro che oggi propinano la distruzione dell'Europa rispetto a chi oggi dice più Europa, dobbiamo rafforzarci, perché questa visione non viene considerata la soluzione dei problemi delle persone. Oggi le persone credono alle ricette facili, purtroppo, ma i problemi sono complessi e le soluzioni non possono essere semplicistiche, perché quelle semplicistiche rischiano di non dare alcuna soluzione. E allora io dico che noi non dobbiamo farci paralizzare dalla paura. In questo momento in cui c'è una minoranza molto vocal, molto rumorosa, chiassosa, che appunto trova nell'Europa la causa di tutti i mali, chi crede in un'Europa che deve procedere nel suo cammino federale non può rimanersene in silenzio e stare zitto. Semplicemente questo, perché se sta zitto è come se non esistesse, e allora passa solo una posizione, che è quella della disgregazione. Io ho sentito molto questa responsabilità. Guardate, oggi, come diceva appunto il direttore, io svolgo un ruolo istituzionale importante e questo mi dà delle responsabilità importanti. Io mi sono chiesta, come Presidente della Camera, cosa posso fare. Non voglio rimanere a guardare questo sfacelo che va tutto male e io rimango lì a aspettare il peggio. Non me lo posso permettere verso me stessa e verso tante persone che credono nei miei stessi valori. E allora ho pensato che bisognava trovare una chiave di svolta perché la Presidente di un'assemblea elettiva potesse promuovere un'iniziativa parlamentare e portarsi dietro i cittadini, che non rimanesse lì a guardare che tutto accadesse. E quindi, quando appunto nel 2015, voi ricorderete, in quella estate si discuteva di cacciare uno Stato membro dall'Eurozona perché si credeva la cosa più semplice da fare. La Grecia è un problema? Fuori! E vi ricorderete quante migliaia di persone morivano in mare anche in quell'estate? Certo, non fu la prima né l'ultima. Io ho pensato che dovevo appunto prendere un'iniziativa e ho iniziato a confrontarmi con i miei omologhi, perché non credo nelle iniziative in solitaria, non si ottiene niente andando da soli. E quindi ho chiamato i miei omologhi, ho condiviso le mie inquietudini e alla fine ci siamo accordati per fare un'iniziativa congiunta. Mi ero rivolta al presidente del Bundestag, la Camera tedesca, il presidente dell'Assemblea nazionale francese, Claude Bartolon. Mi ero rivolta al presidente della Camera dei deputati lussemburghese, perché era il semestre di presidenza. Con loro abbiamo deciso di stilare una carta di principi, una carta che rilanciasse uno spirito federale. Bene, quella carta dice cose che a mio avviso sono pesanti e importanti. Intanto dice, e guardate, Italia, Francia, Germania, Lussemburgo, i presidenti di quattro camere di questi quattro paesi, che dicono ci vuole più Europa,
non meno Europa, più Europa, che dicono che noi dobbiamo condividere la sovranità, la dobbiamo condividere senza paura, perché è l'unico modo per dare le risposte ai problemi complessi in tutti quegli ambiti e quei settori in cui la risposta nazionale è completamente inefficace. Che dobbiamo ricominciare dalla crescita, crescita e occupazione, e non possiamo più sottovalutare l'impatto sociale delle misure di austerità. In nome di che cosa si può chiedere a milioni di persone di rinunciare a tutto, di non avere più il riscaldamento la sera, di non avere più i soldi per iscrivere i figli all'università? In nome di che cosa il continente dei diritti umani può fare questo? Ecco, allora abbiamo detto l'impatto sociale deve essere centrale, e abbiamo anche detto che vogliamo andare verso un'unione federale di stati. Unione federale di stati, che nella mia lettura personale significa Stati Uniti d'Europa. Questo lo facemmo appunto il 14 settembre del 2015 in 4 presidenti. Oggi siamo in 15 presidenti a averla firmata questa carta. E ve lo dico, non saremo mai in 16 o in 17, perché chi non l'ha firmata è perché non crede al processo federale, non crede che si possa fare veramente una integrazione politica, non la vuole fare, non gli interessa. Vedete, già questo documento prova le due velocità. Si parla in questi giorni di Europa a due velocità, è una novità, sta nelle cose, vi assicuro. Sono 4 anni che sono Presidente della Camera e vado alle conferenze dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione Europea. Sta nelle cose, è già lì, basta guardarla, riconoscerla, affermarla, formalizzarla. Non c'è altro da fare. E allora questa esperienza che è arrivata a 15 presidenti, io l'ho voluta condividere con i cittadini. E come ho fatto? Ho voluto fare una consultazione pubblica online sul sito della Camera. Ho chiesto aiuto all'Istat. Sulla base di quella dichiarazione ha elaborato 7 domande e le abbiamo rivolte a chi voleva essere partecipe di questo dibattito. Perché se l'Europa non va, diteci quello che non va. E diteci come la vorreste. I cittadini devono poter contare nelle decisioni e nelle fasi di cambiamento. Ed è quello che io ho fatto. Abbiamo fatto questa consultazione dal febbraio all'agosto del 2016. Il risultato è stato interessante. Questo magari può essere anche uno spunto per voi, ragazzi e ragazze. Dateci un'occhiata a questi esiti. Il 77% di chi ha partecipato ha detto che riconosce e valuta positivamente il cammino fatto dall'Unione Europea. Dunque una grossa percentuale. Poi ci sono però gli scontenti che dicono va bene il cammino. E perché va bene il cammino? Va bene il cammino perché ci ha dato pace. Pace. Già, questa parola che non è affatto scontata. La pace ci ha accompagnato per 70 anni. È stata la prima volta, credo, nella storia di questo continente. E questa idea era maturata durante la guerra. Durante la guerra, a Ventotene, siccome c'era la guerra, si chiesero come facciamo ad arrivare a una condizione di mai più guerra. Mai più guerra. E questi antifascisti che erano stati relegati lì nell'isola Pontina di Ventotene si diedero una risposta che già in passato era stata data da altri, da alcuni pensatori. Immanuel Kant diceva che per non fare la guerra bisogna federare gli stati. E allora federiamoli questi stati. E loro scrissero il manifesto di Ventotene, in cui si parlava proprio di questo, di federare gli stati. Federare gli stati come chiave per mantenere la pace. Ecco, e allora i giovani e i meno giovani che hanno partecipato alla consultazione ce l'hanno riconosciuto. La pace, poi la libertà di movimento. Piace
agli italiani la libertà di movimento all'interno dell'Unione Europea. Quello che non piace è che l'Europa non ha saputo dare le risposte ai bisogni delle persone. Ma a chi può piacere questa Europa che non risponde ai bisogni delle persone? A nessuno. Il problema non è mantenere lo status quo. È insostenibile lo status quo. Il problema è come rilanciare il progetto europeo, laddove invece in molti vogliono disintegrarlo il progetto europeo. Ecco, e quindi queste risposte sono state poi oggetto di uno studio, cioè le persone hanno risposto alla consultazione, abbiamo avuto più di 10.000 partecipazioni e adesso un gruppo di eurosaggi cosiddetto, che io ho voluto nominare, sta finalizzando uno studio su questa risultanza. Negli eurosaggi sono confluiti professori, universitari, giornalisti, esperti che credono nel processo federale e hanno voluto mettersi a disposizione, neanche a dire, regalando il loro tempo, regalando le loro intelligenze, il loro punto di vista. E lunedì prossimo alla Camera, e colgo l'occasione per invitarvi, loro presenteranno questo lavoro. Questo lavoro poi sarà un'occasione per me per rilanciare anche nel seno delle celebrazioni del 60° anniversario di Roma, che come sapete a livello parlamentare noi faremo il 17 marzo, cioè il 17 marzo si avvieranno le celebrazioni con l'evento parlamentare che poi culmineranno con l'evento governativo che sarà il 25. Ecco, e allora mi ha colpito parlando con loro che c'è un ragazzo, un giovane federalista, che ha voluto dare una analisi linguistica dei trattati e ha fatto quello che si chiama il word cloud. Quali sono, no, le parole più usate nei trattati e quelle meno usate. E allora è curioso vedere che le parole usate con maggior frequenza nei trattati sono Unione, Consiglio, Stati e Sicurezza. Quelle che sono invece meno usate sono Economia, Solidarietà e Valori. Allora, le più usate nei trattati sono quelle che vi dicevo, Unione, Consiglio, Stati e Sicurezza, a dire che è il metodo intergovernativo che caratterizza la struttura dei nostri trattati, quindi l'unione di Stati, no, che si incontrano al Consiglio europeo per parlare di sicurezza, l'unione di Stati che in seno del Consiglio europeo parlano di sicurezza. Queste sono le quattro parole più usate. Dispiace vedere che la parola economia, intendendosi altro, intendendosi produzione, lavoro, lavoro dignitoso magari, che non guasta, solidarietà, che è una parola che ci consente a tutti di sentirci meno soli, parte di una famiglia, valori, che è quello che ha fatto grande il nostro continente, queste parole sono un po' dimenticate. E allora mi viene di pensare a questa nostra Europa come a una macchina, una vecchia macchina d'epoca, bella per carità, però un po' malconcia, il motore non va più tanto bene, ma una macchina di cui noi abbiamo bisogno per portarci avanti. Quindi forse è giunto il momento di cambiare il modello di questa macchina, ma di macchina noi abbiamo bisogno, non possiamo pensare di non sostituirla con un modello nuovo. Allora come deve essere questa macchina e dunque questa Europa? Come può essere capace di essere competitiva negli scenari globali e anche di vincere le sfide che oggi noi ci troviamo davanti? Ecco, io non dubito sul fatto che debba essere, come ho già detto, una federazione europea, una federazione. Vuol dire che ampie competenze esclusive dovranno essere date alle istituzioni europee. Ampie competenze esclusive. Condivisione di sovranità.
specialmente in tutti quei settori, come accennavo, in cui l'azione dei singoli stati risulta inadeguata. Ora voi mi dite come si fa a combattere il cambiamento climatico all'interno dei confini nazionali? Come si fa a decidere le politiche energetiche all'interno dei confini nazionali? E ancora peggio, il funzionamento dei mercati finanziari. Lo decidiamo paese per paese? Ma poi la fiscalità è un altro punto. Continuiamo a farci la concorrenza. Così ci guadagnano solo le multinazionali che pagano le tasse dove costano di meno. E le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Abbiamo visto che gli stati singoli non sono più in grado di gestirle. Abbiamo perso una grande occasione, ragazzi. Poteva essere il progetto pilota di un nuovo assetto europeo. Purtroppo abbiamo perso una grande occasione. E poi la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata. Abbiamo visto quanti problemi ci sono tra gli stati membri per passare informazioni. Come pensiamo di vincere queste sfide, ognuno per sé, nei limiti dei confini nazionali? E quindi questa considerazione mi porta a dire anche che non c'è nessun paese europeo, inclusa la Germania, che possa competere con i giganti globali, i vecchi ma soprattutto i nuovi. Non c'è nessun paese, guardate, nessuno. Ecco, allora, se noi vogliamo condividere sovranità su questo, io aggiungo che dobbiamo condividere sovranità anche in materia sociale. In materia sociale, perché questo è un punto fondamentale. La tutela dei diritti delle persone non può essere considerata meno importante dello 0,2% del rapporto deficit-PIL. Non in Europa, non nell'Europa dei diritti. È un tradimento se questo avviene. Allora, come si fa a ragionare in una situazione allargata se mancano le risorse? Non si può considerare possibile un bilancio europeo che è meno dell'1% del PIL degli Stati membri. Ma come pensiamo che poi si risolva la crisi in Grecia o la crisi in altri paesi se noi non abbiamo un bilancio federale che ci consenta di intervenire? Negli Stati Uniti, come ben noto in questa sala, il bilancio federale è il 25% del GDP. Il 25%, da noi è meno dell'1%. Allora ci vuole un bilancio, federale. Da dove, come facciamo a averlo? Ci sono alcune proposte, no? La tassa sulle transazioni finanziarie non mi sembrerebbe una cattiva idea personalmente, ma anche una carbon tax, no? Anche questa non mi sembrerebbe una brutta idea. Chi inquina paga. Ecco, questo servirebbe per dare empowerment alle istituzioni europee, un empowerment che oggi non c'è perché mancano i mezzi e gli strumenti. L'altro punto, credo che sia importante dare legittimità democratica all'Unione Europea. Legittimità democratica. Oggi molti sostengono che appunto non vi sia questa legittimità democratica. E allora si può fare anche questo. Superiamo il metodo intergovernativo. Dobbiamo limitare il ruolo del Consiglio Europeo. Quindi dobbiamo rafforzare il Parlamento Europeo, che deve esercitare in via primaria la funzione legislativa e votare la fiducia a un vero governo dell'Europa. Ora, se a noi non ci piace un governo, lo mandiamo a casa. Ma se non ci piace il governo europeo, come facciamo a mandarlo a casa quando quel governo è rappresentato dai capi di Stato e di governo di tutti gli Stati membri? Non può funzionare così. Non può. È un'architettura che ci condanna a essere inefficaci. Quindi bisogna riconsiderare questo assetto. Poi io ho anche l'idea, che credo voi
appunto di cui avrete parlato, immagino, di come rendere il Parlamento europeo veramente europeo. Perché a oggi noi ci troviamo a mandare deputati e deputate che spesso hanno fatto delle campagne elettorali tutte incentrate sulle questioni nazionali, come fosse un test di midterm. Elezione europea uguale elezione di midterm. Vediamo la salute del governo nazionale come sta. Non può più essere così. Abbiamo bisogno di liste transnazionali con marchi di partito che siano uguali per tutti, in tutta Europa. Solo così noi riusciamo a creare un Parlamento europeo che pensi all'Europa e al suo futuro. Altrimenti continuiamo a avere tante componenti nazionali che, anziché portare avanti anche le visioni che rispondono a quel partito o a un altro partito, portano avanti gli interessi del Paese, senza capire che gli interessi di ciascun Paese si riflettono con la salute dell'Europa. Se l'Europa non sta bene, gli Stati membri non stanno meglio. Ecco, poi chi deve far parte della federazione così come la sto indicando? Chi deve farne parte di questa federazione, direttore? Questo è un altro quesito. Certo, a 28 sarebbe, a 28, ormai a 27, sarebbe l'ideale. Gli ideali sono importanti. Io credo molto negli ideali, anche nelle utopie. Però c'è un momento in cui bisogna essere pragmatici. È realistico andare avanti tutti insieme? La risposta l'ho già data prima, no, non lo è. E allora credo che bisogna fare un ragionamento di onestà, usare parole di verità. Chi vuole andare avanti e crede nell'Unione federale deve poterlo fare. Gli altri rimarranno nella condizione in cui sono. Non è incompatibile, non è assolutamente incompatibile, come dico. Quindi mi sento di dire solo una cosa, escludo l'Europa a più velocità, che è altra cosa dell'Europa a due velocità. A più velocità vuol dire che I pick up quello che mi piace di più, no? Opting in, opting out, sulla base di quello che ritengo sia più conveniente. No, il pacchetto è tutto unico. Non si può scegliere il mercato unico, poi si dice no alla libera circolazione delle persone. Non funziona così. Le più velocità si prestano a questo discorso e certamente non è quello che io auspico, in alcun modo. Quello che io auspico e ritengo sia utile, anzi indispensabile in questa fase storica, è consentire a chi vuole portare avanti il processo di integrazione politica di farlo, senza sentirsi obbligato a aspettare chi non si sente pronto in questo momento. Ecco, e allora l'altra domanda è come creare però a questo punto un demos europeo, perché facciamo l'Europa, dobbiamo fare gli europei, no? Parafrasando. Ecco, facciamo gli europei. E allora qui anche dobbiamo capire che come si fa a diventare cittadini europei oggi? Qualcuno mi dice, lo sono già, ma diciamo una persona che viene da fuori vuole diventare cittadina europea, cosa deve fare? Che dite ragazzi? Non può diventare cittadina europea, non c'è una definizione giuridica di cittadinanza europea, la cittadinanza europea è un accessorio di quella nazionale. Dunque credo che si debba lavorare sul concetto di cittadinanza europea, perché bisogna definirla in termini di diritti e di doveri, ma anche in senso politico, come principi e valori. Manca una definizione di cittadinanza europea. Io mi permetto di suggerire che sarebbe molto bello dare alla cittadinanza europea una connotazione più ampia nel campo dei diritti sociali. A me piacerebbe che elemento significativo della cittadinanza europea fosse il reddito di dignità. Il paese che ha più problemi, ma tutti i paesi dove ci sono persone indigenti, ecco, questi paesi possano in qualche modo
decidere di non intervenire con il proprio welfare, ma di fare in modo che ci sia una cappa di protezione europea. Nel continente dei diritti umani nessuno viene lasciato indietro, c'è un reddito di dignità europeo. Immaginatevi come cambierebbe la percezione dell'Europa tra le persone. Non si potrebbe più dire che l'Europa si dimentica di chi sta male. Ecco, questo elemento credo che cambierebbe molto la percezione dell'Europa, il reddito di dignità che contraddistingue la cittadinanza europea. Poi credo che bisogna armonizzare il modo in cui si diventa cittadini nell'Unione Europea. In ogni paese ci sono delle regole a sé stanti. In Italia per diventare cittadino non basta nascere, come ben sapete. Alla Camera abbiamo fatto una legge sulla cittadinanza. Questa legge è ferma al Senato. Io mi auguro che noi non termineremo questa legislatura senza averla portata a casa. Non è la legge ideale, ma è un bel segnale. In altri stati, invece, basta nascere in quel paese per diventare cittadini. Allora, credo che serva un'armonizzazione di come si diventi cittadini dei singoli stati membri, che oggi è l'unico modo per diventare cittadini europei. Poi, come dicevo prima, appunto, fare questa procedura elettorale uniforme, fare in modo che i partiti abbiano gli stessi simboli ovunque. E poi l'ultima cosa è il sentimento di identità e di appartenenza. Ecco, guardate, questo è molto importante. Quando i ragazzi fanno l'Erasmus tornano diversi. Guai chi gli tocca l'Europa a un ragazzo che ha fatto l'Erasmus. Guai! E questo che significa? Che si è divertito? Forse anche, ma non solo. Vuol dire che ha capito l'importanza di conoscere altri ragazzi di altri paesi, di vivere insieme con persone di altre culture, che alla fine però c'è così tanto in comune che vale la pena essere europei. Allora rafforziamolo questo Erasmus. Io penso che dobbiamo lavorare di più sulla identità di appartenenza europea. Da quando sono presidente della Camera, ogni cerimonia che facciamo in aula inizia con l'inno italiano e finisce con l'inno europeo. Ogni prima domenica del mese a Montecitorio teniamo le porte aperte a tutti i cittadini. Io faccio la guida turistica. Prima di entrare dentro c'è ogni volta una banda delle forze dell'ordine che suona e inizia con l'inno di Mameli. Ci sono 4-5 brani e termina con l'inno nazionale. È anche questa identità. L'inno nazionale dovrebbe essere, secondo me, introdotto in tutte le cerimonie, direttore. Più la cerimonia è solenne, più ci deve essere l'inno europeo. Voi sapete quando è la festa dell'Europa? In che giorno? Se non lo sapete, non sentitevi a disagio, perché è chiaro che può sfuggire, in quanto nessuno la celebra. Nessuno la celebra. Errore. L'identità nazionale e l'identità comunitaria passa anche per questo. Il 9 maggio è la festa dell'Europa. A Montecitorio io ho aperto l'aula a tutti i cittadini e i ragazzi e insieme a loro abbiamo fatto un grande corteo per i vicoli di Roma e siamo andati fino al Campidoglio. Insieme a me c'erano rappresentanti del governo, delle istituzioni europee e tantissimi giovani. E c'era uno striscione, e quello striscione diceva no ai muri, sì all'Europa dei diritti. Bisogna fare molte iniziative di questo genere, ma non perché ci piaccia questa Europa, che comunque non è l'unica possibile, ma perché comunque noi abbiamo bisogno di un'Europa diversa, più sociale, più attenta ai bisogni delle persone, più capace di essere apprezzata. Quindi penso che bisogna lavorare molto di più su questo ambito. In conclusione vi dico che siamo un bivio e dovremmo essere consapevoli che in certe occasioni la storia richiede
delle scelte. Noi non possiamo più continuare con un'Europa come questa e quindi far finta che il problema non esiste, né lasciare che tutto accada aspettando quello che deve arrivare con fatalismo. Io penso che chiunque sia animato da una spinta valoriale oggi debba fare la propria parte. Tutti, tutti, le istituzioni, i cittadini, le autorità locali, tutti. Quindi quello che posso dirvi è che si può andare solo avanti, perché se noi staremo fermi saranno gli altri a prevalere e tutto quello che abbiamo costruito cadrà, si frantumerà. E se si frantuma l'Europa, guardate, ve lo dice una persona che ha lavorato molto tempo nei Balcani, se si frantuma l'Europa non sarà qualcosa circoscritto all'Europa. Oggi nei Balcani occidentali si sta facendo un grande sforzo di democratizzazione. Il processo delle riforme tiene ancora, nonostante i nazionalismi siano molto vivi, perché c'è un unico miraggio, l'adesione europea. Se l'Europa non ce la fa, non ce la fa neanche i Balcani. E vi ricordo che il primo grande esodo di rifugiati e richiedenti asilo non venne dal Medio Oriente, ma venne a seguito della guerra di Bosnia e della guerra del Kosovo. Quindi l'Europa deve avere anche questo senso di responsabilità rispetto ai nostri vicini, a come ci guarda questa parte di mondo, a come ci guarda il Medio Oriente e il Maghreb. I nostri vicini non capiscono quello che stiamo facendo, non si danno contezza della nostra miopia. E dunque io concludo qui con voi, con parole che non sono mie, ma che ritengo debbano diventare nostre. E quelle parole concludono il manifesto di Ventotene e ci impegnano in un'impresa non facile, perché la via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà. E noi penso non abbiamo altra scelta che seguire l'invito di chi scrisse quel manifesto molti anni fa e che dedicò la vita a questa costruzione che ancora oggi purtroppo è rimasta incompleta. Vi ringrazio. Ringrazio molto la Presidente per questo bellissimo progetto che ci ha fatto immaginare, quindi un'Europa nuova, più democratica, più attenta ai valori sociali e anche più sensibile a valori comuni che devono comunque nascere e cementarsi, e farlo in questo posto, insomma, dove ci sono tanti giovani che possono contribuire a creare dei valori comuni anche con esperienze di studio e di ricerca condivise, è senz'altro un gran bel regalo, ecco. E lascerei spazio alle domande. Buongiorno, grazie per l'intervento. Io faccio una domanda un po' piccola, rivolta alla sua esperienza anche precedente all'UNHCR. È notizia di meno di un mese fa che il governo italiano ha stipulato con il governo libico un accordo per il controllo delle coste, un accordo che poi è stato ratificato anche dagli altri leader europei. Un accordo che poi è stato piuttosto contestato dalle principali organizzazioni di cooperazione internazionali. E quindi volevo sapere il suo parere, non solo come Presidentessa della Camera, ma anche come ex portavoce. E poi, diciamo, questa è una domanda che sembra un po' piccola, ma che può essere anche espansa. Cioè, quale dovrebbe essere negli Stati Uniti d'Europa, che lei si immagina, il controllo delle frontiere? Come dovrebbe funzionare? Grazie. Comincio dalla seconda, che è più facile. Allora, il controllo delle frontiere dovrebbe essere un esercizio condiviso tra gli Stati membri. Ci dovrebbe essere un corpo
che in nome per conto degli stati federali appunto controlla le frontiere esterne dell'Unione, non quelle interne, quelle esterne. Dovrebbe essere un controllo basato su motivazioni di sicurezza, certamente, ma non in conflittualità con principi di umanità e di rispetto dei diritti che sono presenti nei trattati che l'Europa stessa si è data. Quindi lo vedrei come una forza di polizia che garantisce la sicurezza, che fa tutti i controlli necessari, che al tempo stesso però sa distinguere e sa anche consentire a chi ha un diritto di poterlo esercitare. Il diritto d'asilo è un diritto fondativo non solo della nostra Costituzione all'articolo 10, ma anche della famiglia europea. La Convenzione di Ginevra del 1951 è menzionata in tutti i trattati fondativi, quindi mi aspetterei una polizia di frontiera capace di garantire sicurezza nel rispetto dei diritti della comunità appunto che rappresenta. Per quanto riguarda l'accordo con la Libia, io ritengo che quell'accordo non sia risolutivo, perché questi accordi sono già stati fatti in passato, non solo non hanno portato i risultati auspicati, ma hanno anche causato molta sofferenza a persone che avevano come unica colpa quella di voler chiedere protezione in un paese sicuro. Penso che i centri di detenzione in Libia non siano centri considerabili in base agli standard internazionali e quindi fare in modo che le persone rimangano lì è qualcosa di irresponsabile, perché in quei luoghi ci sono trattamenti inumani e degradanti, come è stato più volte certificato. Inoltre penso che la gestione dell'immigrazione vada presa per la testa, il fenomeno vada preso per la testa, non per la coda, e vada strutturato in un modo articolato, attraverso un approccio diverso, cioè l'integrazione deve essere un elemento determinante della politica migratoria. Se non c'è integrazione, non c'è comunità che sappia tenere l'impatto. E l'integrazione non viene da sola, non viene per bacchetta magica, non è automatica. L'integrazione è un processo lungo che va costruito e passa attraverso la conoscenza diretta. Quando richiedenti asilo e rifugiati vengono portati in alcuni quartieri e le persone hanno modo di conoscerli, di parlarci, i muri cadono, i pregiudizi non esistono più. Ma fare questo prende molto tempo, è faticoso, ma a mio avviso è assolutamente necessario. Quindi sull'accordo con la Libia io sono molto critica, non penso che sia un accordo che porterà i frutti auspicati, anche perché è stato fatto con un'autorità che al momento pare controllare se non la capitale. E dunque se non ha funzionato prima, quando c'era un dittatore a controllare tutto il paese, ho seri dubbi che oggi possa funzionare con appunto la presenza di una figura che non viene riconosciuta né libica né rappresentativa. E quindi credo che ci siano molte questioni che non daranno i risultati. Inoltre ritengo che l'immigrazione non può essere fermata. Come si fa a pensare che si possa fermare un flusso? La storia ci ha sempre fatto vedere quanti movimenti di popolazione nel tempo ci sono stati, nei secoli. L'immigrazione va gestita. Se l'Europa si trincera facendo accordi con paesi dove mancano anche i riferimenti giuridici per poterli fare questi accordi, l'Europa si snatura, perde se stessa, il suo patrimonio valoriale, culturale, e poi i nostri partner, come dire, non capiscono più che stiamo facendo, perdiamo autorevolezza. Se prima noi avevamo la facoltà di dire agli altri questo non si fa perché non è previsto dalle convenzioni internazionali, dovete rispettare il principio del non refoulement, dovete rispettare il diritto ad avere accesso a un paese sicuro. Oggi, dopo l'accordo con la Turchia,
E l'accordo con la Libia, penso che noi questa autorevolezza l'abbiamo persa. E ce lo dicono i nostri partner. Quando io sono stata recentemente in Libano, tra il serio, tra lo scherzo e il non scherzo, le autorità libanesi che dicevano va bene, ma se per avere sostegno, Libano 4,5 milioni di abitanti, 1,5 milioni di rifugiati, se per avere sostegno dell'Europa basta mandare i profughi, così poi l'Europa fa investimenti di ogni genere, lo faremo anche noi. Allora questi accordi ci tolgono molto in termini di autorevolezza e di prestigio e non so quanto ci restituiscano in termini di vivibilità. Danno l'idea di un'Europa che è contro, che è insensibile alle sofferenze, che è chiusa al grido di dolore e questo fa molto bene a chi vuole demonizzare l'Europa, ai terroristi, che così hanno la possibilità di dimostrarsi loro gli unici a salvaguardare l'identità del popolo musulmano. Quindi questa modalità, a mio avviso, non solo non funziona, ma è anche molto pericolosa. Io volevo come federalista ringraziarla per il messaggio che ha voluto lanciare ancora una volta qui oggi e rilanciarlo a mia volta rispetto a un'iniziativa concreta. Lei ha detto chi non parla oggi, chi non prende posizione è complice dei nazionalisti in salsa populista. Proprio anche da Pisa, la settimana scorsa, studiosi della scuola normale come Adriano Prosperi, della scuola Sant'Anna, come Giuliano Amato, Stefan Collignon, Yves Menier e molti altri, hanno lanciato un appello degli intellettuali europei che è stato firmato da oltre 300 grandi intellettuali che invitano i giovani, l'Accademia, la società civile a mobilitarsi in un'occasione specifica, la Marcia per l'Europa, che si terrà il 25 marzo a Roma in occasione delle celebrazioni dei trattati. Credo che sia quindi molto importante il suo impegno, insieme all'impegno che tutti, spero, vorranno mettere per dare a quella occasione il senso che i cittadini europei si rendono conto che l'Europa non è il problema ma parte della soluzione, nonostante tutti i suoi limiti. Quindi volevo ancora ringraziarla per la sua iniziativa, dell'appello di oggi e di tutto quello che vorrà fare da qui al 25 marzo per rendere quel grande appuntamento un appuntamento dei cittadini e del popolo europeo. Grazie. Grazie, complimenti per l'iniziativa, mi sembra un'ottima cosa, complimenti. Bene, allora se ci sono altre domande. Quanto è caldo? Buongiorno a tutti. Salve Presidentessa, io volevo veramente ringraziarla per questa attenta, puntuale analisi che ha fatto dello status delle cose in Europa. E a questo riguardo, e anche delle linee programmatiche che ha fornito, perché sono quelle che troppo spesso mancano a mio avviso, sì, l'Europa è in una situazione di stallo, però come uscirne, come poter risolvere questa situazione difficile. Quindi a me sembra che il punto focale sia uno, che questa Europa è un attimino ferma, questa Europa è un po' obsoleta, mi è piaciuta molto infatti a questo riguardo la similitudine che ha fatto con la macchina, una macchina che ahimè va sostituita, deve essere più performante, deve essere pronta a soddisfare le sfide che in questo mondo globalizzato sono sempre più difficili da poter risolvere come singoli stati. E io mi chiedevo, è una domanda un po' provocatoria magari, ma nell'attesa che questo processo cominci o che si concluda a seconda dei punti di vista, non sarebbe il caso di iniziare a comunicare finalmente un'Europa diversa, quello che è l'Europa per davvero? Perché se io esco di casa, vado in paese a Pappiana, a San Giuliano Terme o dove sia, nel senso, e parlo con le persone di quello che è l'Europa, gli viene a mente la troica, quella dei burocrati bacchettoni, delle procedure di infrazione, eccetera, eccetera. Quando invece l'Europa è altro, l'Europa è Schengen, l'Europa è Erasmus, io ne ho fatti due in 5 anni, l'Europa è una realtà di giovani come la gioventù federalista che si attivano per cercare di far valere dei valori, di far valere, di difendere questa madre comune che noi sentiamo di avere. Quindi ecco, nell'attesa che le cose si sblocchino, che le cose cambino, non sarebbe intanto una cosa positiva provare ad iniziare a comunicare quello che l'Europa è, quello che l'Europa veramente fa concretamente?
Non c'è dubbio, la narrazione deve essere più completa, perché oggi la narrazione è tutta schiacciata sul negativo. Quando dico che l'Europa appunto ha ottenuto anche tanti risultati nonostante i suoi limiti, dico proprio questo, cioè se noi riusciamo a vivere in città che non sono completamente inquinate, ad esempio, è perché l'Europa ha stabilito dei limiti di inquinamento. Se noi al sud Italia, nelle regioni più svantaggiate, ci sono, ecco, non so, dei borghi che sono stati ristrutturati, è perché l'Europa ha dei fondi destinati a questo, ma anche in agricoltura è così. Posso fare tanti esempi in cui, non so, ecco, i tassi per i mutui delle case, se sono bassi è perché c'è l'Europa. Che vi voglio dire, anche mantenere colture che potrebbero essere altrimenti, che potrebbero estinguersi, è perché l'Europa lo consente. Quindi l'Europa ha fatto tante cose positive per la nostra qualità della vita. Tutti i cibi che noi mangiamo, se sono sani, è perché l'Europa ha posto dei limiti agli additivi chimici, ad esempio, no? In altri paesi non è così. Quindi la nostra qualità della vita è comunque stata segnata da procedure europee e risoluzioni europee e decisioni europee che avevano come obiettivo quello di migliorarla. Poi c'è stata la crisi economica e poi l'Europa si è incagliata sull'austerity, sull'austerità, sulle misure di austerità, e lì è iniziato il periodo più scuro, più difficile, perché quando le persone perdono i posti di lavoro, quando c'è una retorica politica che attribuisce all'Europa tutti i guai di quella povertà, di quella disoccupazione, allora in Inghilterra la Brexit, guardate, è stato un caso esemplare. Durante la campagna elettorale sulla Brexit, chi era a favore dell'uscita metteva nel conto dell'Europa politiche che l'Inghilterra non deve relazionare con l'Europa, perché l'Inghilterra aveva un regime insomma diverso rispetto ad altri paesi, no? Eppure, nonostante questo, nel tempo delle fake news, questo ha fatto breccia, ha fatto leva. Quindi hanno creduto i britannici che i problemi economici fossero dovuti all'Unione Europea, quando loro invece non avevano quei limiti che abbiamo noi, perché abbiamo aderito in pieno all'assetto, diciamo, europeo, no? Con il fiscal compact e il pareggio di bilancio. Eppure la gente ci ha creduto. Dicevano, i soldi che spendiamo per l'Europa potremmo usarli per la sanità, quando non c'entra niente. Quindi aver giocato su questi punti ha portato gli inglesi a fare una scelta che il giorno dopo molti di loro, da cui volevano prendere le distanze. Il punto dell'immigrazione, curioso, che hanno votato appunto per la Brexit, per uscire, per il Leave, sull'agenda anti-immigrazione in luoghi dove gli immigrati sono pochissimi. Se voi vedete, i giovani in Inghilterra hanno votato per il Remain, mentre le persone più grandi hanno votato per il Leave. Quindi alla fine la propaganda fa la differenza, la propaganda, l'esercizio della disinformazione. Voi sapete che su questo io ho lanciato un appello contro la disinformazione e le fake news. Basta bufale, è l'appello, perché essere informati correttamente è un diritto, essere disinformati è un pericolo per tutti, per le persone che ci credono. Guardate i vaccini pediatrici, guardate quando si danno notizie sulla magnitudo del terremoto che è stata così truccata per non dare alle persone quello che invece hanno diritto ad avere. Questo crea panico, confusione. Le fake news non sono goliardate, sono fatte a tavolino da chi ha o interessi economici o un'agenda politica. Per questo dobbiamo ribellarci di fronte a questo inquinamento della rete. Ed è tutto molto legato, perché le sorti dei paesi sono legati alla disinformazione. Se non ci fosse stata disinformazione, chissà
come sarebbe andato in alcuni paesi. Gli esperti dicono che alcune elezioni sarebbero andate diversamente, gli esperti dicono, io non ho strumenti per affermarlo, però io so quanto danno può fare la disinformazione. Lo so perché tanta gente mi scrive. E se tu inventi una cosa su una persona, lo fai per creare odio contro quella persona o quella istituzione o quell'azienda. E quell'odio lì, poi, produce altro odio, migliaia di commenti di odio. Allora la nostra società non può diventare un insieme di persone che si odiano. Non c'è più confronto, la politica si mortifica, le comunità vengono schiacciate dall'odio. Ci sono echo chambers dove tutti la pensano allo stesso modo, non hanno interesse a confrontarsi e vogliono solo parlare con quelli che la pensano allo stesso modo. Non importa la verità oggettiva dei fatti. Non mi interessa. È falso, ma ci credo. Vedete l'implicazione sulla politica e sugli assetti più generali. Quindi anche in questo penso che dobbiamo essere molto vigili in questo tempo, perché se la politica si baserà sulle fake news, a quel punto veramente sarà molto difficile potersi orientare liberamente. Grazie Presidentessa, volevo ringraziarla per questo intervento che personalmente ritengo illuminante anche per una visione futura. Mi volevo ricollegare a una cosa concreta. Quando lei ha detto che quattro stati hanno firmato per questo trattato, diciamo, di interesse... Una copia della dichiarazione? Di questa, insomma, federazione, ha anche detto che poi un totale di 15 stati hanno firmato questo trattato. Bello parlamentare, eh? Sì. Certo, a livello parlamentare. Sì. Volevo chiederle, e lei anche ha affermato che, diciamo, si potrebbe in qualche modo creare una federazione parziale. Ecco, volevo chiedere proprio su questo tema cosa e come effettivamente si potrebbe avviare questa federazione parziale senza, diciamo, la totalità del sì di tutti gli stati membri dell'Unione. Mm-hmm. Ecco, questo appunto l'avete nella vostra cartellina, questa è la dichiarazione che, come vedete, all'inizio è stata firmata da quattro presidenti a Roma, alla Camera dei Deputati, e poi dietro porta la firma degli altri 11. Allora, come si può fare? Secondo me a trattati vigenti già si può fare molto, però bisogna riuscire a non temere ripercussioni rispetto a questo processo, a questo percorso. Quindi io penso che bisogna cominciare dai ministri, cioè un'unione federale deve avere i ministri, deve avere il bilancio, la legge, diciamo, di stabilità, la legge di bilancio, si deve strutturare come se fosse un insieme unico. Quindi, andando verso questa strada, cominciamo a ragionare sulle risorse proprie dell'Unione Europea. Più risorse, questo lo possiamo fare, anche a trattati vigenti. Cominciamo a vedere nell'Eurozona di poter fare un ministro del Tesoro, ma io dico anche il ministro degli Affari Sociali però. Quindi, a trattati vigenti ci sono percorsi che possono essere fatti, perché fino adesso non si è sfruttato tutto il potenziale. Fino adesso si è fatto qualcosa, ma poi ci si è fermati. Quindi come può funzionare un progetto se viene interrotto prima della metà? Come ci si può aspettare che quel progetto funzioni se è monco? Allora io dico che adesso noi possiamo fare alcune cose, quelle cose sono possibili, e però bisogna smuovere in un momento in cui molti hanno paura di farlo. C'è chi dice ci sono le elezioni in Francia e in Germania, fermi tutti, ne riparliamo dopo. E già, perché quelle elezioni gli altri non li faranno contro, cioè quella campagna elettorale non le faranno contro l'Unione Europea. Gli altri faranno campagna elettorale contro l'Europa. Non si può pensare di aspettare, perché dopo è troppo tardi, bisogna rilanciare subito. La signora, la cancelliera Angela Merkel, recentemente ha parlato di un'Europa a due velocità. Poi qualcuno aveva interpretato male più velocità nell'Eurozona, ma insomma ha dato già anche lei la necessità di non stare fermi.
Quindi io penso che bisognerebbe portare nel dibattito della campagna, delle prossime campagne elettorali, una prospettiva concreta che si basi già a trattati vigenti, e già lì ci sono iniziative che si possono fare, appunto, non da ultimo un bilancio più consistente e un assetto con alcune figure di riferimento per tutti quei settori dove appunto non è più possibile dare una risposta nazionale. In tutti quegli ambiti in cui non è più possibile, si deve arrivare a avere una collaborazione più stretta. Sicuramente il lavoro, secondo me, dovrebbe essere uno di quelli, ma insomma la difesa, i controlli delle frontiere esterne, sono tutte cose che si possono fare. Rafforzare l'Erasmus, metterci più soldi, si possono già fare, ma ci vuole la visione politica e capire che non è pericoloso farlo o comunque prendere il rischio, perché se si sta fermi è peggio. Un'ultima domanda. Buongiorno e grazie mille. Volevo chiederle se nella sua valutazione il referendum che abbiamo appena avuto ha avuto implicazioni per il percorso verso gli Stati Uniti d'Europa e se sì, quali. Grazie. Ma dunque, questo è stato un referendum nazionale riguardo a un assetto istituzionale nazionale, un referendum che chiedeva agli italiani di pronunciarsi su una riforma che era stata fatta. Dopodiché è doveroso leggere l'esito di questo referendum, capirlo fino in fondo, perché è ovvio che non solo c'è stata la volontà degli italiani di mantenere la Costituzione così com'è, ma c'è anche stato forse un voto di protesta in questo. Quindi ritengo che sia importante capirlo fino in fondo quel referendum. Non ci vedo legato un significato che va al di là di questo. Sinceramente non vedo come la protesta coinvolge tutto. Certo, la protesta coinvolge la mancanza di lavoro. Qualcuno può dire: è colpa dell'Europa che non c'è lavoro. Allora sì, in quel senso c'è un legame. Ma noi non stiamo qui a difendere questa Europa. Questo deve essere chiaro. Se l'Europa nasce sui presupposti di giustizia sociale, no? Dovrebbe essere un'Europa giusta, e invece questa è un'Europa completamente ingiusta. Come ha fatto l'Europa a diventare quello che non doveva essere? Dove si è persa? La risposta che io do è nelle politiche economiche che non hanno funzionato, ma che sono frutto di letture politiche. Non è che questa è l'unica Europa possibile. Una lettura liberista per cui lo Stato non deve interferire, il mercato fa tutto da solo e quindi questo aggiusta tutto. Questo non ha funzionato. Il mercato non va a subentrare quando la gente sta male, aumenta la disuguaglianza. Non è un problema del mercato occuparsi. Non è un problema del mercato occuparsi di chi sta male, dei poveri e delle persone escluse. Quello è un problema della politica. Quindi il mercato fa la sua parte, ma quello che lo Stato deve fare è proprio di fare in modo che la società non ci rimetta nel suo insieme. Allora, quelle politiche economiche hanno inciso, certo, e bisogna cambiarle. E per cambiarle, io penso, bisogna fare un lavoro collegiale, collettivo, di cordata, perché è solo così che allora nelle sedi europee hai seguito e ascolto. Se non fai questo, rischi di non ottenere il risultato auspicato. Quindi, ecco, in questo senso dico, forse la lettura, se gliela vogliamo dare, è indiretta, sì. Ancora grazie. Grazie. Ho fatto cadere un po' d'acqua qua, vabbè. No, non mi serve. Professore.
grazie a lei. Grazie.